Fosse un'autovettura uguale alle altre, no? Perché solitamente il disabile, l'ambulanza è appena passata una, deve essere per altre. Quindi esternamente l'autovettura, a parte queste due righettine, non è, diciamo, identificabile. Ma però l'interno riesce ad avere un'altezza di 1,48 m, quindi anche il giocatore di basket potrebbe entrare, no? La cosa molto importante. Ma soprattutto la mini rampa che noi abbiamo consente di riuscire in pochi secondi a abbassare l'assetto del veicolo a terra, protetto dalla pioggia, e cosa molto importante è che abbiamo agganciato questo qua, no? Noi abbiamo queste che sono le cinture per antagonista nella parte posteriore. Queste chiaramente sono le cinture che vengono smontate, ok? E poi con l'impulso dell'impulso elettrico si può movimentare la carrozzina in questa maniera. Perché in questa maniera, ambasciatore? Perché noi così riusciamo ad agganciare la carrozzina quando è fuori dal veicolo, protetta dall'acqua. Dando l'impulso elettrico, man mano la carrozzina avanti rimane già, diciamo, ancorata, quindi si evita di poter avere azione di sicurezza che non cade indietro, prima cosa. Quando la carrozzina è in posizione, diciamo, di arrivo, rimane agganciata, quindi si evita di salire lateralmente e cominciare a agganciare. Velocità 7 secondi, si mettono gli antagonisti nella parte posteriore che abbiamo già visto prima, che sono questi praticamente, quindi gli antagonisti si agganciano e qui c'è il rimando perché la cintura è regolabile in altezza, in maniera che se è un bambino a bordo o una persona, diciamo, adulta, evita di avere la cintura qui e non serve a nulla. Tasto, e in 7 secondi la macchina è nella posizione normale. Quindi è semplicissimo, esternamente. Che guida per fare un po' di raffresco dietro, quindi ha presentato tutto. Sì, è una cosa molto particolare. Che guida per fare un po' di raffresco dietro, quindi ha presentato tutto. Sì, è una cosa molto particolare.